Benvenuti sul canale NDA Italia, Esperienze oltre il velo, dove condividiamo le esperienze di premorte di persone che raccontano di aver visitato l'altro lato e di essere tornate. L'NDA di oggi è di Jessica. Ecco la sua esperienza. Avevo 5 anni e cavalcavo il mio pony nero chiamato Palla di Fuoco con mia sorella gemella, mio padre, mia madre e un loro amico che ci stava guardando. Mio padre voleva mostrare al suo amico le nostre abilità di cavallerizze e scelse me per la dimostrazione perché ero più impavida di mia sorella. Il recinto era fangoso e non era adatto a cavalcare. Lo sapevo, ma non mi importava. Cominciai a fare il giro al galoppo e a fare i miei trucchi. Girai le redini a destra e le gambe del pony si incrociarono a sinistra e sentii che stavamo scivolando verso il recinto. La cosa successiva che vidi era che fluttuavo proprio sopra il mio corpo e guardavo giù con una visuale a 360 gradi. Notai le gambe del pony raddrizzarsi e una sfumatura della mia giacca rosa vicino al garrese sotto il pony. Non sentivo dolore e mi sentivo anche libera. Non c'erano emozioni né paura. Mi sentivo sana di mente ed ero iperconsapevole di essere ancora io, anche se non sentivo alcun attaccamento al corpo sotto il cavallo. Mentre continuavo a sollevarmi lentamente, guardavo la scena. Sentivo mia madre urlare e i miei genitori precipitarsi verso di me e mia sorella che guardava spaventata verso il cancello. Poi mi ritrovai in un buio puro che si estendeva senza fine ovunque, ma non avevo paura, il che era strano perché ho ancora paura del buio. Ho sentito qualcuno che mi parlava, ma non ho visto nessuno. Mi sono interrogata su tutto, ho fatto quelle che mi sembravano un milione di domande e le risposte mi sono state date completamente e interamente nella mia mente. Sapevo che ogni azione poteva sembrare malvagia, ma funzionava per un bene superiore. Tutto era perfetto in un modo o nell'altro. Chiesi della religione e della vastità di tutto ciò. L'unica risposta che riuscii a ricordare in seguito fu la parola dogma. Questa parola indicava il concetto che la verità era confusa dai sentimenti dell'uomo. Sebbene provenisse dalle nostre buone intenzioni, inibiva agli altri la crescita spirituale. Mi sono sentita come se avessi trascorso molto tempo in questo luogo, ponendo ogni tipo di domanda a questo essere che era paziente e gentile nel rispondere a questi quesiti fondamentali. Mi sono sentita così intelligente e piena. Poi c'è stata una puntura di spillo, di luce. All'improvviso mi trovai in un regno con nuvole bianchissime e grandi edifici di marmo. C'erano persone che si muovevano lì intorno. La luce era ovunque e tutto era luce. La luce poteva essere vista nei minimi dettagli, era bellissimo. Un gruppo di persone è venuto a incontrarmi. So che mi conoscevano ed erano così eccitati e felici di vedermi, ma io non sapevo chi fossero. Ho continuato a fare altre domande a questi esseri. L'amore e l'informazione erano così intensi che dovetti allontanarmi dal gruppo. Il ricordo successivo è stato quello di trovarmi in fondo a delle scale di marmo. C'erano due esseri alti, in abiti bianchi. Vorrei dire che erano angeli. Erano belli, ma intimidatori e mascolini. Un angelo era biondo, con i capelli lunghi e ricci, e l'altro aveva i capelli più scuri. Entrambi mi conoscevano, tuttavia chiesi chi fossero. Mi hanno rammentato chi fossero, e allora mi sono ricordata che li conoscevo. Erano felici di vedermi e potevo sentire vertigini ed eccitazione. Guardarono le scale e dissero che qualcuno voleva parlarmi e mi sentii come fluttuare in cima alle scale. Ho incontrato una persona che sapevo essere molto importante e credo fosse Gesù. Sapevo di non aver fatto abbastanza per lui nella mia vita. Mi vergognavo di essere in presenza di questa figura di autorità
e non avevo capito il motivo per cui ero in questa vita. Mi vergognavo anche di dovermi ricordare che lui mi aveva dato questa vita e mi chiedeva cosa ne avessi fatto. Sentivo che mi capiva, mi amava e non mi giudicava. Mi è stato detto che dovevo tornare indietro. Devo aver rifiutato, perché il mio ricordo successivo è stato quello di mostrarmi perché dovevo tornare nel mio corpo. Mi disse: «Pensa a tua madre e a tuo padre se dovessi morire». Pensai che era strano che non avessi mai pensato a loro da quando avevo fluttuato in questo posto. Mi ha mostrato in uno schermo video trasparente come sarebbe stata la vita di mia madre, di mio padre e delle mie sorelle se non fossi tornata. Mostrava tutte le loro vite istantaneamente, dall'inizio alla fine. Mi è stato mostrato che per ognuno di loro sarebbe stata una vita più difficile, piena di tristezza. Mi sentivo in colpa e triste per il fatto che dovessero vivere una situazione del genere. Ma ero ancora titubante, perché sapevo che non sarebbe passato molto tempo prima che i miei cari si trovassero al mio posto. Mi disse: «Questa è la tua vita e il tuo scopo», mentre mi mostrava la mia vita futura sullo schermo. Vidi che sarei stata coinvolta nella chiesa in cui sono ora. Ho visto che mi sarei sposata e avrei avuto 3 figli, e ora sono qui che corrono per casa, e ho visto il futuro di ognuno di loro. Vedevo che la mia vita aveva un effetto a catena sulle persone. Avevo molte scelte da fare, e il risultato poteva essere ottimo o meno. In un certo senso ero delusa, perché sentivo che con tutte le conoscenze apprese avevo sprecato la mia vita. La vita è un bellissimo dono di Dio. Mi resi conto che ero molto materialista e che non avevo capito il senso della vita. Mi ha mostrato la Terra e sembrava l'immagine di un satellite lontano. Mentre si muoveva lentamente, mi ha mostrato che dopo qualche tempo ci sarà un periodo buio sulla Terra. Mi sono sentita così obbligata a tornare solo per quel periodo. Volevo essere una luce di bene e redimermi per realizzare il mio scopo. Avevo l'urgenza e la sensazione di dover tornare e fare la differenza. Dovevo farlo. Sapevo che sarei tornata e che non ci sarebbe voluto molto per andare e tornare qui. Sarebbe stato come un battito di ciglia. Non appena ho avuto questo pensiero, mi sono sentita come risucchiata in un tunnel vorticoso e oscuro che si incurvava verso la terra. Mentre scendevo, mi resi conto che c'erano degli esseri malvagi su entrambi i lati, verso il fondo del tunnel. Mi sono state date istantaneamente le stesse risposte sulla loro origine e sul perché fossero lì. Sapevo che chi mi parlava era l'essere che era con me nel buio prima che il mio viaggio iniziasse. Poi sono stata rimessa nel mio corpo. Ero nella vasca da bagno, tenuta in braccio da mia madre e da mia sorella. La mia anima si sentiva come se non si adattasse, era così confinata e fredda. L'intelligenza, l'amore e la pace erano spariti e sostituiti da sentimenti di dolore, incertezza e paura. Il mondo mi sembrava così grigio e mi sentivo di nuovo muta e sola. Piangevo e avevo la polvere in bocca. Ripensandomi, non c'era dolore nel mio corpo, il che è miracoloso. Non ricordo nulla del momento in cui mia madre e mio padre mi tirarono fuori da sotto il pony e mi portarono nella vasca da bagno. I miei genitori mi hanno detto che non avevo ferite e che ero stata risucchiata nel fango senza nemmeno un livido, un graffio o un osso rotto. Dio è buono. Attualmente ho 3 figli maschi e tutti sono esattamente come li ho visti. Ho adottato una figlia adolescente che non ho visto nella mia NDE, ma mi è stato mostrato che tutti noi abbiamo il libero arbitrio e la possibilità di scegliere il risultato migliore, e ogni piccola decisione avrà un effetto sul nostro futuro. Quindi era come se avessi 10 scelte e una fosse la decisione peggiore e 10 la migliore. Qualsiasi cosa scegliessi avrebbe avuto un effetto su ciò che sarebbe accaduto in futuro se non avessi realizzato lo scopo che lo Spirito sapeva che dovevo fare.
Per quanto riguarda l'unico evento che non ho visto accadere, è che se fossi morta quel giorno, come sarebbero state le vite dei miei genitori e di mia sorella? Riguardo agli esseri malvagi, sapevo che non erano di Dio. Erano spaventosi e sembrava che fossero nell'atmosfera, appena fuori dalla terra. Ho avuto paura per un attimo, ma poi mi sono sentita confortata. Ricordo che mi è stato detto che erano parte della ragione dei problemi. Ricordo che l'essere mi ha detto che non riconosciamo nulla di loro perché si nutrono di paura e preoccupazioni, che noi siamo superiori a loro e abbiamo il potere di allontanarli da noi se ne abbiamo bisogno. Non so se si trattasse di demoni o del secondo cielo, dove risiedono angeli e demoni, o di qualcos'altro. Mi è stato detto chi e perché, ma anche questa informazione mi è stata tolta. Ora frequento la chiesa, ma per molto tempo non sono stata partecipe. Ci andavamo a Pasqua e a Natale, ma io e mio marito non abbiamo avuto alcun interesse per la maggior parte della vita adulta, fino a circa 2 o 3 anni fa. Ho riflettuto molto sulle informazioni riguardo alla religione e al dogma. Credo nel mio Creatore e so che Gesù è reale e non voglio dissuadere nessuno dal trovare Dio. Ma la religione è per la comprensione di Dio da parte dell'uomo, che però si fa prendere dalle tradizioni e dalle regole complicate che in realtà danneggiano il rapporto delle persone con Dio, piuttosto che cercare Dio e conoscerlo personalmente. Mi è stato detto tutto quello che ho chiesto nella sua interezza e ricordo di aver pensato: «Wow, abbiamo sbagliato tutto, come ho fatto a non capire tutto questo?» Mi fu anche data la ragione della vita, era così semplice e una benedizione da vivere. Anche questa informazione che mi fu data non mi fu permessa di ricordarla, ho solo i miei pensieri in reazione ad essa. Non ho ricevuto alcuna informazione specifica su quando sarebbe potuto accadere il periodo buio sulla Terra. Non mi è stato mostrato nulla oltre questo momento, come se il futuro fosse indeciso, come se tutto dipendesse dalle scelte dell'umanità. Solo questa cupa pesantezza e tristezza da parte del Creatore, che a breve sarà nella mia vita, che credo sia adesso, perché sento uno spostamento di energia che imita questa pesantezza. Mi è stato mostrato che ci sarà un'oppressione e una tristezza sul mondo, che molti sono stati chiamati a migliorare la situazione mentre siamo qui e a non dimenticare il nostro scopo, il senso di cercare di lottare per la felicità e per un risultato positivo per le persone e le generazioni future era così forte che sapevo di dover tornare per fare il mio lavoro. Credo che il momento buio sia proprio adesso, perché siamo a un bivio. Possiamo avere il paradiso in terra o vivere in una terra desolata e violenta, a seconda di ciò che facciamo tutti in questo momento e in questa stagione. Se continuiamo a essere materialisti e a sfruttare il pianeta, avremo un futuro molto difficile, oppure possiamo convertirci alla semplicità e condurre una vita naturale e piena per i nostri figli. Grazie per aver ascoltato. Concludiamo con un regalo per voi, una frase del Buddha. 3 cose non possono essere nascoste a lungo: il sole, la luna e la verità.